Dopo il piccolo retrofront della lezione precedente riprendiamo in mano l'argomento array. In questa lezione vedremo le tecniche base di manipolazione degli array, ma ancora più importante vedremo insieme come può cambiare un'espressione a seconda del contesto nella quale viene utilizzata. Buona visione! Ok, qua dovete prestare massima attenzione a quello che vi sto per dire in quanto è la base del linguaggio di programmazione. Il Perl è un linguaggio di programmazione context-based, ovvero basato sul contesto. Cosa vuol dire? Pensate al linguaggio umano. Quanto può cambiare una frase o un'espressione a seconda del contesto nella quale viene utilizzata? Tantissimo. Stessa cosa vale per il Perl. Guardiamo lo script che vi ho preparato, per esempio. Ho creato l'array Persone, al quale ho assegnato i valori Antonio, Carlo, Francesco. Dopodiché. Ho creato la variabile n persone a cui ho assegnato l'array persone. Dopo vi spiegherò che cosa sta succedendo. A ah, infine eh, stampo in output eh, pari pari l'array persone e la variabile n persone. Guardiamo cosa succede. Per primo abbiamo in output Antonio Carlo Francesco. Quando si utilizza: la, un array nel suo contesto nativo, ovvero il contesto lista, esso restituisce la lista al suo interno. Per questo abbiamo Antonio Carlo Francesco. Nella riga prima, dove ho creato la variabile n persone a cui ho assegnato l'array persone, che cosa sto facendo? Sto forzando l'array persone nel contesto variabile. Infatti quando si chiede di stampare la variabile n persone, in output abbiamo 3. Questo poiché un array utilizzato in contesto variabile restituisce in output la dimensione dell'array stesso. Questa è una cosa estremamente interessante e anche estremamente importante, in quanto quando poi andremo a scrivere o a leggere del codice, eh, bisognerà sempre fare riferimento al contesto nella quale espressioni e variabili vengono utilizzate per poi capire cosa sta effettivamente succedendo all'interno del codice. Ho modificato leggermente lo script precedente per poter introdurre la funzione scalar e mostrarvi alcuni esempi di utilizzo. La funzione scalar accetta come parametro un array e lo forza nel suo contesto variabile. Ho eh, ottenuto l'array dell'esempio precedente con gli stessi valori al suo interno, dopodiché eh, ho utilizzato la feature 6 che è stampa in output. Siamo in, e qui vedete il primo utilizzo della funzione scalar, scalar array di persone. Quindi prende persone e lo forza a nel contesto variabile. Quindi mh, dietro le quinte è come se succedesse questa cosa qua. Creare una variabile che, vabbè, ho immaginato tanto per riportare l'esempio che vi ho fatto vedere prima, n persone a cui viene eh, assegnato l'array persone in modo tale da poterlo forzare a contesto variabile. Eh, successivamente ho utilizzato il ciclo FOR, anche qua, sempre utilizzando nella sua testa la funzione scalar, e eh, ho creato la variabile contatore i a cui ho assegnato il valore 0. Dopodiché ho stabilito che fin tanto che i è inferiore di eh, scalar persone, quindi inferiore dell'array della, dell persone forzato a contesto variabile, incrementa la variabile contatore i di 1 a ogni iterazione. E a ogni iterazione verrà stampato in output eh, ciò che si trova all'interno dell'array persone in indice i. Guardiamo esecuzione dello script allora per prima cosa in output abbiamo siamo in tre persone poiché la feature 6 stampa siamo in poi eh, lo concatena con il ritorno della funzione scalar e poi infine vabbè, aggiunge la stringa persone e successivamente si ha in output antonio carlo francesco in quanto eh, la testa del ciclo 4 viene tradotta in questo modo, va bene, i è uguale a 0, fin tanto che i è inferiore di scala dell'array di persone, quindi eh, se è detto 3, fin tanto che i è inferiore di 3, incrementa i di 1 a ogni ciclo. E poi stampa eh, ciò che si trova all'interno dell'array persone in indice i. E infatti abbiamo Antonio, Carlo, Francesco. E anche l'operatore std non è esente da cambiamenti a seconda del contesto nel quale viene utilizzato e nel contesto lista l'operatore serve a popolare un array guardiamo l'esempio ho creato eh, l'array persone al quale ho associato l'operatore std dopodiché ho inizializzato un ciclo for mh, praticamente uguale al ciclo for visto nell'esempio precedente con l'unica differenza che eh, al suo interno, tra le istruzioni, ho aggiunto eh, l'operatore chomp sull'elemento dell'array persone in indice i, in modo tale da eliminare il new line che viene aggiunto automaticamente dall'operatore di standard input. Eh, poi stampo in output l'elemento che si trova in indice i all'interno dell'array persone. Alla fine eh, richiamo per un'ultima volta... La feature 6 al quale faccio stampare in output il numero degli elementi contenuto all'interno dell'array persone. Guardiamo lo script in esecuzione, inserisci nome, mettiamo i soliti Antonio, Carlo, Francesco. Ora, arrivati a questo punto, vabbè, aggiungiamone un altro: Simone. Arrivati a questo punto, eh, abbiamo bisogno di. E comunicare allo script che non vogliamo più inserire alcun elemento in input per fare ciò nei sistemi operativi linux e mac si utilizza lo shortcut ctrl d eh, invece su microsoft si utilizza ctrl z se non sbaglio comunque ctrl d eh, riceve eh, correttamente il segnale di fine input lo script prosegue si arriva al ciclo for Ciclo4 stampa correttamente tutti gli elementi all'interno dell'array persone e infine eh, la feature 6 restituisce in output il numero di elementi contenuti a fine dello script all'interno dell'array persone. Come vedete quattro elementi, poiché Antonio, Carlo, Francesco e Simone. Ma guardiamo qualche funzione che il PERL ci mette a disposizione per manipolare gli array. Iniziamo dalla funzione Shift. La funzione shift prende come parametro un array e ne elimina il primo elemento. Guardiamo l'esempio, ho creato l'array nomi eh, al quale ho assegnato eh, al suo interno il, le stringhe Antonio, Luca, Matteo, dopodiché ho forzato l'array nomi in contesto variabile in modo tale da poterne ottenere le dimensioni, poi ho stampato le dimensioni dell'array prima del ciclo while. Dopo ho inizializzato il ciclo while che esegue un'iterazione fin tanto che eh, nomi è maggiore di 0, forzato in contesto variabile. Quindi fin tanto che l'array nomi contiene almeno un elemento. Fin tanto che l'array nomi contiene almeno un elemento, stampa in output, eliminato e poi eh, l'elemento numero 0 all'interno dell'array nomi. Quindi eh, una volta stampato in output l'elemento che verrà eliminato, si elimina effettivamente l'elemento all'interno dell'array. Finito il ciclo, eh, assegno la nuova dimensione dell'array alla variabile dimensione array e poi stampo in output la dimensione dell'array una volta terminato lo script. Guardiamo lo script in esecuzione. In partenza la dimensione dell'array è 3, poiché al suo interno troviamo Antonio, Luca e Matteo. Inizia il ciclo while, il ciclo while alla prima iterazione elimina Antonio, alla seconda elimina Luca e alla terza elimina Matteo. Da notare che l'indice resta sempre l'indice 0, poiché una volta eliminato il primo elemento, al suo posto va il secondo elemento, cioè per chiarezza. Eh, Antonio all'inizio si trova alla posizione 0, Luca alla posizione 1 e Matteo alla posizione 2. Una volta eliminato Antonio, Luca si troverà alla posizione 0 e Matteo alla posizione 1. Una volta eliminato anche Luca, Matteo sarà in posizione 0. Alla fine eh, la dimensione dell'array è 0, poiché tutti gli elementi sono stati eliminati. E se la funzione Shift toglie, la funzione Unshift aggiunge. La funzione Unshift accetta due parametri. Come primo parametro l'array al quale vogliamo aggiungere l'elemento e come secondo parametro l'elemento da aggiungere. Gli elementi aggiunti tramite funzione Unshift verranno sempre collocati in prima posizione all'array passato come parametro. Ma guardiamo l'esempio. Ho creato l'array nomi che ho lasciato vuoto, dopodiché... Ho forzato quest'ultimo in contesto variabile per ottenerne la dimensione, ho stampato la dimensione dell'array prima di popolarlo, dopo ho inizializzato il ciclo for nel quale ho collocato una struttura di controllo if else che esegue ad ogni iterazione il controllo della variabile i. Controllando la variabile i si riesce a stabilire a che iterazione ci troviamo, poiché ad ogni iterazione si va ad aggiungere un elemento diverso. Se i è uguale a 0, quindi iterazione numero 1, si aggiunge Matteo. Se i è uguale a 1, quindi iterazione numero 2, si aggiunge Luca. Se i è uguale a 2, quindi iterazione numero 3, si aggiunge Antonio. Dopodiché, quando si esce dal ciclo for, si entra in questo ciclo for che ci stamperà in output la struttura dell'array nomi. Infine si aggiornano le dimensioni dell'array nomi una volta popolato e si stampa in output le dim la dimensione finale. Guardiamo lo script in esecuzione. Allora, la dimensione iniziale è 0, poiché non contiene alcun elemento. Dopodiché si entra nel primo ciclo for, si aggiunge Matteo, Luca e Antonio. Si passa al secondo ciclo for e qua si nota la cosa interessante, poiché Nell'array nomi in posizione 0 si trova Antonio, in posizione 1 si trova Luca e in posizione 2 si trova Matteo. Come vedete, la sequenza di inserimento e quella di output è stata invertita. Questo perché? Perché, come detto eh, all'inizio, quando si inserisce un elemento tramite la funzione UnShift, esso viene collocato sempre in prima posizione all'array passato come parametro. Quindi Cosa è successo? Quando alla prima iterazione abbiamo aggiunto Matteo, Matteo è andato in posizione 0. Poi abbiamo aggiunto Luca. Luca è andato in posizione 0 e Matteo è scivolato in posizione 1. Dopo ancora abbiamo aggiunto Antonio. Antonio è andato in posizione 0, Luca è scivolato in posizione 1 e Matteo è finito in posizione 2. Poi alla fine si stampano le, la dimensione finale dell'array che è 3, poiché è stato popolato correttamente con Antonio, Luca, Matteo. Bene, io direi che per questa lezione è tutto. Nella prossima continueremo a vedere le funzioni di manipolazione degli array e niente, ci vediamo alla prossima.